Pronto? Ciao no, Marione, ti tolgo veramente un minuto, poi ti lascio di nuovo a Slam Dunk. Scusa. Come stai, brother? Ti volevo ringraziare per, per, insomma, per quella cosa che, che cioè, per questa cosa che stai facendo per me. Lo sai quanto ci tenga. e Dai, e domani iniziamo, belli carichi. Cosa? Domani, no? Ho già annunciato io. Ma chi hai già annunciato io? Domani sono a Roma. Domani non si inizia la run su Minecraft insieme? Cosa? Forza, ma chi, di che cazzo stai parlando? Insieme io e te? Ma sei un robot? Io... Non ho capito Perché? che cosa dobbiamo iniziare. Io e te su Minecraft? Domani, Minecraft proviamo a fare il Wither Boss insieme. Ma che Wither Boss? Se, 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 vuoi, se vuoi giocare a Minecraft con me, de, de, me lo devi chiedere prima. Io domani sono a Roma. A fare? Sono dal Cerbero. Cerbero? Sì, sì, pop, po, oh. po, po, podcast. Sì, ho capito, ma vuoi giocare a Minecraft con me? Certo Ma ti prendi l'abitudine di chiedermi le cose che dobbiamo fare insieme? Ma te l'ho chiesto, ti ho mandato un messaggio Dove me l'hai mandato? Credo Telegram, sì, te l'ho mandato su Telegram Me l'hai appena mandato su Telegram, bro Giuliano, No, no, non Minecraft, credo Insieme domani sera, Dario Moccia Ma dove le trovi ste GIF, bro? <ride> no quella è per abbellire comunque quella è per abbellire mi hai mandato un cazzo enorme <ride> asco mi hai mandato un cazzo enorme lo stavo per far vedere pure in cam invitiamo Kasumi Sen, dai no per oh, favore oh, yeah. bro per favore Giva gli occhiali super nessuno. veloci no veramente seriamente bro non invitare nessuno guarda ah, che ti ti busta le visualizzazioni eh Figlia! Alvarez, incredibile, grande calciatore della storia dell'Inter, grazie mille per È il prime. È diventato per il un cervellino Ricky Alvarez 98, benvenuto in questa grande community, frutto del lavoro e della fatica di una singola e sola persona, ovvero Marco Merrino. <ride> Lo sapevo, ma tipo... Non era nemmeno quotato. Cosa consiglieresti a quei giovani streamer che fanno un bel contenuto, si impegnano tanto, spendono tanti soldi, e poi si ritrovano magari una streamer ASMR che aveva il doppio dei suoi numeri comunque. Ma che cazzo te ne frega, Walter. Fo fottersene. No, fo fo in testa, fo no, farsi, in no, testa farsi saltare la raggiungere. No, 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 non io. consigliare queste cose. Ovviamente sta scherzando, eh, ragazzi, sto <ride> scherzando. <ride> e facciamo Minecraft tutti insieme? Sì. Allora, io ti dico sì, però comunque. Cioè, cerca di trattarmi con più rispetto, perché questa cosa di Minecraft tu non me l'avevi detta. Cioè, che è? Tu dai per scontato che ti dico sì, va bene, dopodomani domani lo facciamo, ma veramente vuoi farlo ogni sera? Il gioco delle parti su Minecraft? Il gioco delle parti, ma ti sei drogato? <ride> ti sei drogato, bro? Sei in live, fammi vedere la tua faccia. Ah, certo, fammi vedere la tua faccia, quindi ti prepari con questa faccia di merda. Ho capito, ho capito, ho capito. Non eri così, bro, non eri assolutamente così, ne sono certo. Vabbè, ma che serissimo, ma pure che era scritto, Armatrax, non eri, non... no, no, è, è Zero jotaro, non era serissimo. Per me sei un amico. Del <ride> Fortnite. Dai, incazzotto. Ma stai... Zitto, <ride> troglodita, non mi danno un cazzotto. Non lo farò, ma ti pare che faccio va. quello che mi voglio, voglio fare l'amore con te, Maria. Dai una carezza? Per format, Bello, cosa è una battuta, in realtà è un format perditata. <ride> Hai visto? Va bene, dico, detto questo, non eh, va bene, io accetto. Facciamo mai, dopo domani alle 23.45? Sì, fino ad arrivare al boss, ammazzarlo. Sì, sì, sarà tosta, dovremmo impegnarci molto tutti, però in quattro, unendo le forze, ce la faremo. Sì, però una cortesia, bro. Sono già l'Andrea Muglia. No, scherzo, Mamma vabbè, dimmi. Mamma mia, ma contieniti, veramente, datti una calmata, ti sto dicendo. Quando <ride> giriamo a Minecraft non è vero no, che... Okay, mi piace. Hai contratto tutti i muscoli del viso per non ridere, eh, ti ho visto. Ma da non live. è vero, non è vero, hai fatto un'interpretazione che non esiste. Mario, ma hai, ma hai fatto credere a una vecchia malata d'Alzheimer che sei suo nipote? No, no! Ma che cazzo dici? Ma ti va di volta il cervello? Perché? Ma è una cosa orribile, spiega. No, non, non bisogna nemmeno spiegarlo, perché se te lo spiego mi fa la pernacchia. Non è vero, voglio capire perché dovrebbe essere terribile. Cioè, tu ti fingi tuo suo, suo nipote perché ha l'alzheimer, non si ricorda, è una cosa. raccapricciante, sadica. Mamma mia Mario Ma no non è, no, non fare tipo che sono quello noioso Sto dicendo qualcosa di assolutamente comprensibile Homosexual Ma. <ride> Ma. Non ha senso quello che dici Strizzagli punto, un po' le palle, palle Simone. Simone Non mi toccare le palle Simone, non mi toccare ah, Non, che me la non ti mi ti toccare le palle allora, pure te piace. Sasà. Sa toccarmi le che io. Viva i titani Non voglio ma toccare le, le tue palme Ma che ce le tocchiamo a vicenda? Dai, ma toccare le mie idee sono Allontanati, allontanati. Togli i pantaloni, Mario. Togli un attimo il pan, pantalone. Smetti no, non mi toccare i pantaloni. Dice, non mi toccare no, tocca i pantaloni. Togli tocca... il pantalone, Mario. Ma stai zitto, guardone del cazzo. Fammi vedere Ano! Non eri Bisex, Mario, e quindi che cosa vuol dire? Che accetto una molestia, questa è una molestia. Oh, yeah. Dai, Ciao, fai vedere Ano. Eh. Non esiste il punto esclamativo sbara come comando, La lasciate <ride> stare. Non, non lo fate. Fai vedere Ano. Vedere... Ti posso dare un mozzico in faccia. Oh, che vuol dire mozzico? Ti... Un morso qua. No. Quando è un attimo di relax, quali sono i tuoi hobbies io mi informo sul calcio. Quando sono. Quando non ho niente da fare. Oppure mi, mi piace fare passeggiate, leggere e scrivere. Mi piace che anche scrivi? fumare. Che scrivi? Scri, scri, scrivo i miei pensieri. Ma poesie tipo? Anche poesie. Cosa? <ride> tipo poesie? Sì, anche. Anche poesie. Anche poesie. Me ne leggi una? No, no, non ti leggo un cazzo ma una, quella di cui mm, sei più fiero no, no, no no, non è assolutamente materiale da, 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 da dare a qualcuno sono intime non le faccio leggere a nessuno, sono cose mie e allora che cazzo scrive a che fa? scrivo per me, è un hobby perché devo, devo, devo vedere il feedback degli altri ma è, io... ma è bello condividere il proprio pensiero la propria poetica con chi ci sta intorno R. non, eh, no, beh, basta bro parla in italiano oppure mi incazzo come una bestia Cosa ho detto che non va bene? No, basta. Aggiungi le lettere a caso, io? Sì, hai detto Tipor. Leggi poesia, dai. No Basta. Ecco dai, ha preso il blocco. Ah, no, cos'è? Oddio, il piattino per la bamba! Sniffato! Guarda! No, no, ragazzi, non ho sniffato, <ride> non è un piattino per la bamba, è il. È il bracciolo, è il bracciolo della sedia, non ho sniffato, non ho sniffato, me lo, lo stavo odorando. K, eh, puoi fare una roba, puoi fare un redeem con il piccolo video di Mario che sta vicino a qualcosa e poi una sniffata in rape potentissima su questo film? Non, non sarebbe vero comunque, no? è il bracciolo della sedia, non ho sniffato, ah, lui dici sì? Ogni volta che si chiede a K qualcosa risponde 100 euro, perché non hai detto questa cosa a Dario? Simone come mai hai preso? No ma se n'è andato Simone, è andato, è andato da Daniele su Kik Dario Kik. Sì su Kik, che ne pensi di kick, Dario? Ieri ho, fatto, ho parlato un po' con Danielone Sì? Bello sì. Vi, siete, sì, vi sì. siete detti qualcosa di affettuoso Non sono cazzi tuoi Scherzo, comunque, no, niente, abbiamo chiacchierato. Che cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Uh, leggi leggi un po', vai. Non leggo. Non leggo, eh. <ride> Però anche te, Marione. <ride> Facciamo il nostro format, dai, invitiamo qualcuno. No, 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 no. magari. Sì, dire, sì. Che... Pu... <ride> puntata pilota dai vabbè è finito slam dunk ragazzi dopo la chiamata faccio, con giocò gioco alla pill. Faccio, faccio la sigla Mario e Dario talent scout mm -mm. e basta? sì e basta sì sì <ride> e dobbiamo essere corti. Chi stai cercando? Stai cercando qualcuno? Ehi. Hey. Ciao. Io e Mario Sturniolo. Chi è? Chi è? Direttore di palco. Ma non c'entra nulla. Non di mi posta. presentare come direttore di palco. Mario, eh, stiamo ragazzi facendo scouting su Twitch. Vi va di fare un'intervista improvvisata ora? Grazie, Ogni tanto il Daniele ci lasciamo andare in queste conversazioni notturne dove confrontiamo le nostre cicatrici. Bello, io tengo molto a Daniele. Sì, io non, non procedo avanti con l'argomento perché poi me ne fai pentire. Sono contento per no, voi. No, 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 ora no, ero serio. Ero sono serio. contento per voi. <ride> Vabbè, ma non è che la devi chiudere così. Fai no, la parte dell'antipatico. No, non lo sto chiudendo. Ho detto. Sono contento per voi. Cioè, posso dirlo? Sono contento per voi. Dammi un bacetto. No, no, <ride> non ti do un bacetto anche perché sei lontano da me, siamo a chilometri di distanza, siamo su Si dice permaloso non spermaloso. <ride> oh. Ti ha poi scritto Tavernello. Boh, via. Faccio Abbassare la voce. Alle 20 oh, Tavernello, no? vaffanculo. Ah, no, 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 no. È vecchio. Eh, mi ha detto soltanto: volevo informarti che sono tornato. Bentornato, Tonino. Suka. Bentornato, Tonino. Suka. Bentornato, Tonino. Suka. Bentornato, Bentornato, Tonino. Ce l'hai fatta. Ho oh, beccato, eh? Hai beccato chi? Allora, il gattone tv. C'ha tutto, c'ha Discord. Beh, tutto. <ride> cosa? Dico tutto. È normale che <ride> ce l'abbia. No, vabbè, cosa vuol dire? Però se ci pensi. Ma che cosa devo pensare? <ride> Mamma mia, lo stanno già a scrivere. <ride> K ha fatto il redeem della sniffata Ok, <ride> Ma istantaneo Mi il... mandate il redeem della eh, sniffata Voglio sentire Mandate il redeem Grazie Mandarino Nero per il livello 1 Benvenuto e grazie <ride> per la sub <ride> È bello il redeem sì, sì, è bello. K, io ti ho chiesto di aggiungere un link importante del merch. Hai fatto prima sto cazzo di Ridim. arrabbiato, man. Non sono arrabbiato, non sono arrabbiato. Fatto, ma l'hai fatto con punto esclamativo merch o punto esclamativo drugstore? Eh no, eh, appunto, non lo fare per drugstore. Bro, metti merch, per favore. Punto esclamativo drugstore. Vabbè, vado a prendermi un bicchiere d'acqua mentre aspettiamo il gattone. Sei sempre sulla difensiva comunque, non solo sulla difensiva, mi sto difendendo che è diverso! Posso dire? Un po' cringe. Reburina. C'è bisogno che ah. fai onomatopee per tutto, Dario. <ride> <ride> Sai chi mi fa morire da ridere che Quando fa te Ciccio Mamma mia mi fa strappare È, oh, è un jukebox di suoni Ciccio È, effettivamente. è uno dei più forti cazzo no, no ragazzi per favore Non buttatela sulla tristezza Ciccio per favore per Ah favore. sì però Ciccio è andato in casa per il puzzo di merda E c'era ci sta Però vabbè raga Dai Non ci credo. Mi dispiace non un po' soltanto credo. questo. Non ci credo. Ma siete ancora amici, no? Certo che siamo ancora amici. Mi manca semplicemente perché è distante. Vabbè, tornerà prima o poi. Dici? No. Grazie per essere presente alla prima, alla prima puntata del nostro nuovo format, Gattone. Sì, ovviamente sono contento, sì. sono contento. Eh, e, gattone, eh, ti faccio, ti faccio una, una prima domanda. Quale domanda ti aspetteresti che ti faccia Dario, visto che io non ho alcuna domanda da fare? Allora, Mario, innanzitutto calmati, che stai spaventando il nostro ospite. Il nostro strada, prima... vabbè, sì, sì. sì allora, Gattone, sì, sì. vabbè, la prima domanda che viene a tutti quando uno entra nella tua live o addirittura vede l'anteprima nella home di Twitch, o comunque nella lista canali consigliati di Twitch, è perché eh, ti maschi da gattone? Eh, io ho deciso un po' di aprire il canale il Gattone TV, ehm, portando un po' quello che. Nella vita, nella real life poi sono che il mio soprannome. Insomma, gli amici mi chiamano Gattone. Quindi ho ma prima. non so, ci sono varie ipotesi. Uh, la più accreditata è che mi hanno sentito miagolare per strada, così e da lì è venuto fuori. Ma tu Miagoli per strada. miagolì Miagoli, sì, c'era un raccogli. periodo che a vent'anni miagolavo, ma questo è un breve periodo, però ah. vabbè, ragazzi, dai, vi saluto. Vi auguro la buonanotte, ci vediamo domani con Radio Tomodaci. E con eh, Kenta e Momoka poi insomma vi, vi, vi faccio mi raccomando se volete fare domande sul Giappone, sulla Cina, sull'Italia, confronto con questi due paesi che loro fanno video di questo tipo qua eh, alle 7 vi proviamo sul Discord Quindi, Ciao ragazzi ciao, ciao Dario, fate. buonanotte ciao, buonanotte, ciao, ciao. buonanotte Darione Ciao Ciao Ciucciamelo Ma vattene a fanculo Ciucciamelo, sei un immaturo dimostri quattro mm. anni a volte Thomas Bucciapiselli smettila Dario smettila ma ma mi ha chiccato da oh oh ma come ti permetti scusami Thomas Bucciapiselli e poi mi chicchi dalla stanza pronto? vabbè va non si può nemmeno stare un attimo con... no vabbè mi ha richiccato alla fine ha bloccato la stanza non posso entrare più non posso entrare più nella stanza. Ma può quest'uomo essere sposato, avere 34 anni? Cioè, si trasforma in un bambino... Basta che ha a che fare con me, e diventa un bambino. Sei un immaturo, sei un immaturo. Sei un immaturo, cioè, veramente mi butti fuori e poi mi riscatti il redim. Ma scusami, ma mai sguazzato in una figa con quel nasone No, no, cioè, introdurre il naso nella vagina? No, assolutamente, però sicuramente avrà toccato vagine. Sto naso, vabbè, quello sì, eh sì, ma per forza, Ehi, l'ha detto, eh non mi sono nemmeno reso conto di averlo detto, bro. è said italiana. Mi sembrava il famoso Memes per forza. No, eh, no, però. era per forza come si dice in italiano. Si può dire ancora per forza. Non deve voler dire che hai ragione, bravo. Mario. No, quando hai ragione, hai ragione. Ma che vuol dire? Ma che era quella faccia? Ma ti non sei ho... sfogato? No, Mario, eh? Es... Ma che stai Mario, facendo? Marino. Ho un pene. <ride> Eh, Fa ho, visto, ho visto che eh, per una sub tu, tu miagoli. Sì, sì, per 100 bits miagolo, per la sub c'è proprio il miagolo d'amore che vabbè è proprio l'entrata di, di, per diventare gattone, poi anche le fusa, tutto. Mario pippa quando prima. ti abboni. Non, Quindi, vabbè, io, non, mi non è vero, non pippo, E comunque fatti gli affari tuoi e non parlare di me mentre faccio domande al gattone. Potresti per favore darci una... una un, un miagolio mia, mia eh, qui in presa diretta per noi ok adesso okay. <ride> cioè, grazie per i cento per i cento bit un meo dal gattone yeah. <ride> che ne pensi della famiglia di Marco? Ma me stanno molto simpatici poi chiaramente non so cioè, mi ha raccontato Marco i trascorsi quindi capisco che eh, lui, per lui sia un po' diverso però certo eh, per un figlio però, è diverso insomma, sempre certo certo però sono, a me stanno simpatici ma poi sono due artisti eh? la musicalità dei Merrino oltre ad averla nel sangue è stata ereditata da loro che ballavano da quando loro erano in fascia entrambi eh, anche su due generazioni diverse avevano il gruppo folcloristico ballavano cantavano poi Ciccio si è più unito Marco si è un, più, un po' distanziato ma Marco anche per come vedi come monta i video È molto musicale, è molto ritmico E viene da là, viene dalla cultura della famiglia Aspetta che mi sto staccando un terzo Ma vattene a fanculo coglione Vattene a fanculo Non hai alcun rispetto di quello che dico Non hai alcun rispetto di quello che dico Scusami Mario Un attimo che banno questo qui ecco. No cosa hai detto? No, no niente niente lascia stare Cioè rompi il cazzo a me e poi perché hanno scritto intermerda cioè, da me veramente devi scrivere 45 in Word per essere bannato. È l'unica regola che ho qui. Possono darmi del drogato, possono darmi che nascondo <ride> i bambini dentro i muri di casa mia, che non è vero. Ma non voglio che si parli male dell'Inter. O che si inneggia la Juventus. Grazie Claudio. Ma ah, Ieri mi hai detto che non eri quel tipo di tifoso. Con Nanni è tutto, tutta una questione memistica, eh? Attenzione, ah, ok. Quindi lui non l'hai bannato per davvero, ma lo sbanni dopo. Si fanno, si fanno le bello, richieste di sbaglio. Poi, e ah, è qua. tutto content. Dici te, no? no ma... eh, se tu sei Juventino e neghi Calciopoli, mi arrabbio seriamente. È l'unica cosa no, che mi chiede. Io figlia. no, no, no. Io no, eh, sì, Come nego Calciopoli? Eh, io quello. Se uno è Juventino ed è Juventino e ah, basta. Che sei pazzo, Rispetto cioè, totale, roba, io, gravissimo. gravissimo. Bravissima, bravissima. Ma nel caso in cui neghi che si sono comprate le partite Come? O... Cosa hai detto? Ah neghi hai detto, Ma hai fatto paura, ma sei pazzo Mario Ho detto neghi che sia avvenuta a Calciopoli Ah no, scusa, scusa Ho capito male, forse per Discord oh. ma Manu grazie per i dieci mesi Sì ho ruttato, ma posso ruttare? A casa mia ah, Ma fai schifo Marione Ma, ma, ma fai un ma te bestemmi fai quello che vuoi Chi io? Sì. sì Mai fatto ma che cazzo dici, bro? Ma hai fatto? Sfido la chat a, a dire il contrario. Amici, avete sentito? Cosa ma sentito? smettila di chiamarli amici che ti reggono il gioco, quelli! Ma ti posso fare una domanda, Cattone: te oltre i switch cosa fai? La prima cosa, studio un po' l'universo. Quindi, studio la mia attività principale. Se riguarda proprio lo studio, l'universo. Come è... hobbies? Come hobby, diciamo che, Dario, eh, come Hobbys, faccio... Non senza la S, scusa, Cattone, si dice hobby. Come... Porca puttana, Dario. Hobby come hobby, gattone. Hobby, hobby, sì, sì. Vabbè, Studiare però oh, fai Twitch e ti diverti, eh, mm, cioè, comunque ti studi l'universo, c'è cioè, le tue passioni oh. che porti avanti, poi c'è un lavoro, ma diciamo, non sì. ci possiamo lamentare. Oppure... Ti diverti, cioè ti, 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 ti sento contento di quello che fai, giusto, gattone? Sì, Fan and in games, ma la smetti? Sì, diciamo. oh, ma le date soldi a Marco alla fine. Stai parlando dei 1642 euro più danni Morales? Sì. Sono sì. una cazzata, non devo soldi a Marco. Mm. Non devo soldi a Marco. Non Ma dobbiamo parlare sempre di questa cosa. Cioè, che poi io comunque vado, vado a farmi i miei format e c'è sempre il figlio di puttana che va format. a dirmi dove, no, no, a dirmi no, dove te... sono i soldi di Marco. Perché poi magari c'è gente che ci crede davvero in mezzo a tutta questa storia. Z la formica. E che maremma puttana c'entra? No, nah, è un film che ci insegna che bisogna risparmiare... Ma chiudi poi... quella bocca. <ride> Z la formica, in mezzo alle mie lamentele. Ma smettila, Z la formica. Un film che ci insegna, ma vaffanculo Tu e Z la formica. Hai allergie o intolleranze alimentari? Ma che domanda di merda è, Dario? Scusami, <ride> scusate, scusate, che, 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 che cosa c'entra con l'intervista? chiedergli le, le, le reazioni allergiche che ha, ma no, perché la, la domanda è il nostro format. La domanda... Vabbè, sì, chiedo scusa, chiedo scusa, eh, prego se puoi rifargliela. Cioè, mi sto zitto io. Perché a quanto pare è colpa mia. Non credo. Ok, e aspetta che devo aggiustare una cosa. Vai, ah. ero fuori sync Non eri fuori sync hai staccato il, il, il video per fare sti versi del cazzo? Ma poi Bezzi è evidente che tu sia da solo, Bezzi li hai simulati. adesso non si può più fare l'amore? Secondo... Sei, sei da solo in studio, non stavi facendo l'amore. No, ho trombato con la mia. E qui, amore, grazie mille. È stato bellissimo come al solito. Ma sei è durato un secondo e mezzo. Ehi, 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 lo sai che qua in Toscana il tempo scorre in maniera diversa, eh? No, 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 scorre come in tutti gli altri posti del mondo. Agnese non è con te, eri da solo, hai fatto una cosa da solo. Hai fatto pure finta. Ma poi voglio vedere te che ti scopi tua moglie e gli dici grazie mille <ride> quando finisci. <ride> Io faccio anche scontrino, te? No, non lo faccio lo scontrino e non lo fai manco te. Grazie mille a tua moglie dopo che scopi, boh gentilezza bravo Kiltor ma Kirtan. che gentilezza ma che educazione è eh, eh, gentilezza ragione Kiltor ma vaffanculo fa te Kiltor va <ride> tornando a Berserk io sto notando lascia che te lo dica mi deprime ovviamente eh, so. e eh, non hai compliment. visto ancora il, diciamo la summa il picco secondo me cioè da quello che, da quello che vedo sembra che ti faccia capire che non migliorerà la situazione, andrà sempre peggio e la cosa che mi piace tantissimo è che questo protagonista condanna la debolezza e quindi deboli, per i deboli appare un mostro, ma quando vede i mostri le sue espressioni sono terrorizzate. Cioè mm. non è il classico asentimentale che eh, colpevolizza la debolezza, colpevolizzare la debolezza per lui è un sintomo di sopravvivenza, mi sta piacendo molto. Ah sì, hai mai fatto pipì nella tua merda per crearci un buco all'interno? Ciao a tutti, se n'è andato, se n'è andato. Se n'è andato dalla chiamata 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 Ma che ha salutato? Ma va a stare a fa' culo, ma questo è in modo! Mi vomita in faccia le sue cazzate e poi se ne va! Così! Cioè, tu ha, hai detto che studi l'universo. Io adesso ti, ti spiego. Non c'è bisogno che annuisci, Dario. E adesso io ti chiedo: se tu, ehm, se tu pensi che esistano gli alieni, ma con alieni non intendo quello che. Ora oh, mi fai fare la domanda per favore, eh? senza prendermi è una, per è il, una il culo. Domanda, è una eh. bella domanda, era una bella domanda. Senza prendermi chi? per il culo. Gli alieni, con alieni cosa intendo? Visto che intendi tu gli esseri viventi anche come gli astri, le stelle. Ascol ma le sto sì, ascoltando. No. Sì, eh, no, ma non si, non si ascolta così, Dario, non si ascolta così. <ride> Vabbè, gli astri, eh. le stelle, secondo te sono esseri viventi, eccetera. Io con alieni intendo degli esseri viventi... Che hanno e possono porsi la domanda, esistono gli alieni esattamente come io lo sto ponendo a te adesso? Sì, esatto. Allora, in quel caso c'è da dire diverse cose per quanto riguarda altre forme di vita del nostro universo. Allora, scusa un attimo, noi solo Scusa un attimo, Cattone, nostra... scusa un attimo. Tutto a posto? Sì, sì, sì. sì. No, vai, vai. visto che hai sobbalzato girandoti verso no. destra. Io mi ero ascoltato che c'era. Vabbè, vai Che C'era che cosa? La, la, la libreria, i fumetti? Devo pulire poi, lascia stare, guarda, non un casino. Gattone, scusa, prego. Sì, 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 ha toccato il culo anche Agnese, ne ha combinato di tutti i colori. Ma chi, io? 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 Pure. Ho un sì. pene. Ho un pene. Non è vero, è la quarta volta che ti sento dirlo. Ma che vuol dire cioè, ho sì, un ce l'hai, ma non è proprio una cosa che dovrebbe. <ride> ho un pene. Non è cioè, una, 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 una notizia che, che interessa. No, visto, perché lo sappiamo. Ma poi ogni tanto, ogni tanto vai in vai Oggi è una eh, affermazione. <ride> <ride> ogni tanto dice: Mi sa che ho un pene. Sì, sì, sì. Ma poi, ah, ah, a un certo punto. Novità, sì. questa sì. qui. Poi urla e è. si scusa con nessuno. Sì, sì, sì. sì. Poi fa così. Ah! Fa così no, così no, cioè questo. Sì, poi, mentre parla, fai. Sì, sì, lo sappiamo tutti Ma onna oh, no. Che cazzo fai? Ma la smetti? Ma la la smettila, ve la proseghi E se che serve? E eh, che serve? Per gonfiare i palloni Pre Dai non fuoco un vietra, attimo dai... la scrivania. No, Non è uretra Hai detto dai come quella cosa là? Hai detto dai? Come fa dai? Dai Allontana quello Allontana quella cosa Allo... Vabbè, ti fa Le forme fare. di vita Questo è un argomento complicato Diciamo che noi come, come forma di vita conosciamo solo quella nel nostro pianeta, quindi abbiamo quello come esempio, che è la vita creata un po' originata dal carbonio, con la vita, insomma con l'acqua allo stato liquido, questo è quello che sappiamo noi. Nell'universo eh, ovviamente c'è da dire, prima cosa, che l'universo è molto vasto, quindi solo nella nostra galassia sono miliardi di stelle e queste stelle hanno dei pianeti. Ultimamente lo sappiamo anche e ne stiamo scoprendo molti simili alla Terra. E cosa che già dieci anni fa non sapevamo, che ma qua c'era qualche astrofisico, astronomo che diceva che il pianeta Terra era raro, invece adesso stiamo scoprendo che ci sono pianeti molto simili a Terra e quindi... Secondo me c'è una buona possibilità che ci siano altre forme di vita oltre la nostra, che poi siano civiltà più avanzate, meno avanzate, o all'epoca nostra, o all'epoca medievale, preistorica, all'epoca dei dinosauri, non lo so. però secondo me, un universo, un universo così vasto, quindi solo nella nostra galassia miliardi di stelle, ci sono miliardi di galassie, quindi è una cosa. Passa la mano. <ride> Vabbè, ma non posso fare niente praticamente. L'hai eh, letto il 1086? Ma perché c'è l'orecchino a te? Ma che domanda è? Perché, perché porti la barba lunga sotto al collo? Eh. Purtroppo devo dirti. Ma che è purtroppo che cosa, Dario? Te la lasci incolta perché non te la puoi togliere ogni giorno? Perché è uno sbatti? Ma che cazzo di motivazione ulteriore c'è? Purtroppo Marione che cosa, la barba lunga! Ma smettila! Ho oh, un tumore all'adrenalina. Ma smetti, che ce l'hai all'adrenalina? <ride> sì. Hai un tumore all'adrenalina? Sì. Ragazzi, lo ve lo dico io, non si può avere un tumore all'adrenalina. Ve lo dico io. Com'è andata Marione, che cioè, ti sei divertito in Toscana? Che ti, ti sei lamentato di tutto in live. Io mi sono lamentato di tutto in live? Eh, oh. Ma clip. se sei in live da, da, da tre ore, che cazzo ne sai quello che ho detto? Mi hanno dato le clip su Telegram. Anche a me. Ma non vi hanno mandato niente, ho parlato soltanto no. bene di voi e mi sono difeso dalle accuse che mi avete dato. Paolo. Ci siamo divertiti Io... un mondo Hai detto che ho toccato il culo di tua moglie no, Che non, non ti ho, ho ringraziato detto Ho detto questo Ho detto che hai strizzato yeah. il culo di mia moglie Con il dito nel culo anche Io ho Non visto, ho piccato eh. il dito nel culo ad Agnese E poi soprattutto Mi hai detto Hai, hai detto che sono un, uno svergognato Che non ti ha ringraziato Ti ho ringraziato ieri Tu mi hai detto Ma ringraziami domani dai Ti ho ringraziato oggi e ho detto dai Dai esci dalla macchina dai Con Agnese che fa di niente <ride> E tu che fai E tu che fai Esci dalla macchina dai Perché Perché si <ride> vergogna dario Perché non riesce a manifestare affetto con eh, e cose diverse dal dito nel culo e i pugni nella faccia e l'ha toccata Vai, al dai, tucano dai, di merda. Mi perché dita, perché mi ha chiamato tucano di merda per il naso. Perché vado, 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 hanno fatto a gara vado, questi interesse. due ieri hanno fatto a gara chi mi toccava più il naso senza il mio consenso. <ride> vado, e sono se io se che ficco il culo il, portuna, il, dito, portuna, il, vado, il culo Agnese. se porta fortuna, comunque l'ho visto che te molestavi Agnese. Io molestavo Agnese. un ringraziamento, ci tengo a dire Cosa? Io non ho sentito alcun ringraziamento. E comunque, se il tuo naso porta fortuna, è nostro dovere toccartelo Ragazzi, sta eh, scherzando, ho, ho, ho ringraziato Dario quanto potevo, poi non ho insistito perché lo, lo so che non vuole essere ringraziato. Questa cosa che fa il padrino, ehi, non mi ha ringraziato, oh, eccetera. No, so non io. è vera, Dario si imbarazza dei ringraziamenti, meno gliene fai, più è tranquillo. Mi sono divertito, Era contentissimo della serata. Ieri abbiamo riso tutto il tempo, poi vado in live da lui. No, ha toccato il culo di mia moglie e eh, eh. non mi ha ringraziato manco una volta. Ma e poi e poi vi sembra che mi sembra che sarebbe così tranquillo a dire che ho toccato il culo a sua moglie? No, io non non ah, già, lei, bene, ma non so che Ci sono già gli avvocati poi. Ma che avvocati e... avvocati, ma lasciateli dove Perché? sono gli avvocati. Perché non racconti di ieri sera quando è finita la cena e devi pagare il conto e sei scappato in camera facendo finta neve ci portafoglio. Ma non è vero, no, Dario è aveva idea, detto Dario è aveva è detto dall'inizio che avrebbe pagato tutto lui. Questo non è stato mai detto. Ma non no, so ma... nemmeno dov'è il bagno dell'hotel, non ne ho usufruito. Come no, Bosch? Il bagno dell'hotel è più grosso della eh, stanza. Lì. No, no, quello della stanza sì, però non quello là per, 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 per pagare il conto. È eh, veramente vergognoso. Ma che è vergognoso, abbiamo fatto una live di un'ora e dieci. Abbiamo fatto la migliore live della nostra vita, io e te, Alessandro. Non mi ricordo di questa cosa. Mi hai cucinato la pasta. Mi hai portato, mi hai, da, mi hai dato la tua pasta per mangiarla in treno. Beh, ma ora non siamo qui a fare polemica. <ride> sì, ma che parte. polemica? Siete <ride> state le persone più ospitali del pianeta Terra. Torno a casa e dite che ho toccato il culo ad Agnese e che sono stato una merda. Io, <ride> sì, ma questo è uno scherzo. Sì, sì. Ah, è uno è scherzo? No, no, cioè è, uno, è, un, è vero, ma è uno scherzo. Quindi è sì. un attacco. Sì, sì. E allora non ti devi permettere. Dai, zitto, via. Comunque Io eh... zitto? Secondo te, eh, Se, secondo... Sì, no, no, scusate, scusate. Eh, mi hanno riscattato una cosa in, in live. Eh, nel caso in cui eh, tu ti trovassi su Marte, non avresti paura? Eh, che non ci sono ancora le contromisure per eh, vivere, eh, senza avere il rischio di morire per una cazzata. Cioè, tu andresti lì eh, essendo uno dei primi, o aspetteresti che? La cosa fosse, sia un po' più sicura. Beh, allora i primi saranno gli astronauti, quindi possono andarci solo gli astronauti che hanno un addestramento particolare, quindi sarà riservato agli astronauti. Il fatto di andare io, come quando c'era domanda, avevo fatto domanda per personale scientifico. Quando c'era Elon Musk che aveva un po' anticipato i tempi, perché secondo un po' sbagliando un po' le date. Se, dovrebbe, se doveva partire per Marte il prossimo anno, 2024-2025 quindi era <ride> Boa, invece Ugo... i tempi sono molto più vabbè te che là. ne sai Dario Ma 2024 è impossibile, è troppo presto, troppo presto un... sì. Però presto 20... 2029, 2030 Sei 2040, 6... 2040 realisticamente dovrebbe anche essere prima Dario 2040. 2046. 2046 hai detto e sei diciamo e che e basta è in... Taglia baffo se puoi anche. No, no, questa cosa. Questa cosa io, non ho, io non ho condiviso la storia di Dario. Taglia baffo, dai. Perché, perché, so, <ride> perché, perché si è fissato ieri che mi dovevo tagliare i baffi. Poi mi ha detto togli l'orecchino, dai. Praticamente mi vuole pelato, senza barba e senza sopracciglia. Fosse per lui. Non dai, iniziate tante, con dai. questa cosa. Taglia baffo, dai. Perché non, non fa ridere. Non far ridere dai, dai, che dai, poi dai, le persone dai. vengono a scrivermi in chat, tagli il bafo dai, mentre gioco alla, alle rom truccate dei Pokémon <ride> no. e il mio lavoro diventa un incubo. No, Smettetela! Eh sì, è un incubo, non si può lavorare così! Mario, Mario, cosa hai detto della rom? Eh, tr truccata. Come è truccata? No, a livello di siciliano, nel senso che non trovi non, eh, trovi, non Michele. Michele, trovi Drapion, no? Modata, ah, allora. Chiedo scusa, chiedo scusa in caso era uno scherzo. Chiedo scusa a chiunque si okay, sia sentito offeso. Se... Chiedo modata, veramente scusa a tutti. Molto no, 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 chiedo scusa, chiedo scusa, non andate assolutamente a scriverlo a Poli. Che Maria ha detto questo? No no, queste... no, 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 ragazzi, non fate, non fate gli scherzi, per favore, non andate. Non lo fate assolutamente. Non, non scrivete a Poli. È eh, dalla vita che studio l'universo. Che studio. I miei studi, sono questi, quindi lo studio allora. ancora. Per stemperare un po', Super Saiyan 1, 2, 3 o 4? Dai Dario, ma per favore Ma che cazzo stiamo facendo qua? Ma che per stemperare? Ma che domanda è? Se preferisce ma... il Super Saiyan 1, 2, 3, 4? Ma non sai Cioè i Saiyan vengono dallo spazio comunque Ma che c'è? Cioè, sì. L'ho lo... visto, l'ho visto L'ho visto Ho visto la prima La prima variazione, poi l'ho seguita poco Quindi posso conoscere il primo gli altri non li ho visti, il okay. Super Saiyan 1, che tra l'altro è il preferito di molti è quello più figo. È forse che... gli altri non li ho visti. Però il primo, forse è il più figo. Eh. Vabbè, ci sta, oh. ci sta. Ascolta Mario, ti do questo consiglio gratuito solo perché sei te. Ma ci mancherebbe eh, che ti ca... pago per un consiglio che mi puoi dare a te. Ma chi cazzo fuori, qua, che cazzo ne credi esci? Ma come? Ma Nanni è un professionista? Eh. Oh. Come eh, cazzo ti permetti? È una consulenza All... questa. Va bene, dai, dai, dammi sto consiglio. Cambia ah, adesso ah, il sub goal tuo. Lì, cosa c'hai? 12 sub. Mettilo tipo a 30. Poi <ride> <ride> da, dall'alto delle mie. Eh, metti, mettilo tipo a 30 sub e scrivi: Mi taglio il baffo. Eh, secondo me se lo metti a 1500 stasera ti taglio oh, il baffo. Ah, e, ah, e poi quei soldi ci vieni a trovarci il mese prossimo. Quello che era oh, un verso di un buscano. dinosauro. Lo fai parlare, che non ho capito l'ultima frase. e tu tu, ma. tua. Il pezzo, non ha detto il buddha no, no, di mia, ma mia madre c'entrava sempre ieri mi ma la su tu tua, tra l'altro ora sta con me <ride> sta no, con le le <ride> che cosa avevate detto Come che c'erano ieri a Luca Le? Le lei? non mi ricordo no a te l'hai detto hai detto ci sono le p***ane no le no non era p***ane no c'era casa di tizio cioè, ma no, voi no, questa cosa che mi hanno dato, mi hanno ficcato un dito in culo. Mi sono già tutto che è stato dei due, hanno detto il tizio qualunque, che non vive nemmeno a Lucca. Dai. C'ha la casa estiva. No, non mi rompere i coglioni. Gigi De Drew, grazie per le 5 sub regalate. Il sub gol dei baffi non è fra 10 sub. Questa è una cosa che ha detto lui. No, non mi rompere le palle. Se devo, se devo fare io il, il sub gol, lo faccio come voglio io. Non che 15 sub vi taglio il baffi e questi le regalano subito. Non mi rompere le palle comunque, poi mi fare una pizza. non era stato il tizio qualunque, ma master. Eh, a difesa di Nanni, bisogna dire questa cosa. Qui, ah, vero, vero. Tizio qualunque. Questa è la casa del tizio qualunque. E io poi ho chiesto al tizio qualunque dove vive. e Ovviamente, non vive a Lucca. <ride> eh, infatti, no, è la casa estiva. Pronti la casa estiva sì, del no, tizio no. qualunque. In, una, in un posto senza mare, facciamo così, ragazzi. <ride> Vabbè, vi piace. Arriviamo, arriviamo a 14.000 sub da me e taglio io. Buffo no, dai, no, dai. no, no, no. Io ci devo avere un guadagno economico. Rick Stark, grazie mille. 5, 5 sub io regalate galate, do io 20 euro. Non valgono 20 euro i baffi mi piacciono! Sì, grazie Gattone, grazie mille, grazie mille. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Non c'è problema. Ciao Gattone, ciao ciao, ciao ciao, ciao. Dario? Gattone? E Mario sostiene Agnese, che non Agnese, Agnese, Ma... vieni un attimo. Per testimoniare? Per non ho Possiamo testimoniare? Agnese... Sono qua, sento. Possiamo testimoniare? Agnese, puoi Ma... venire un attimo? No, no, no ti sente Mario? Vai, vai, chiedi, chiedi. Agnese, Agnese, tuo marito dice che ti ho, che ti ho ficcato un dito nel buco del culo, è vero? scrivere a mia madre se sì. le è piaciuto quando gli hai messo un dito in culo. Cosa? Ha detto che lui eh, ha e una ora una... come rispondi? Tagli... Hai detto sì? Mi... Eh. Agnese, puoi rispondere... Se, se, seriamente? Se ti ho ficcato il dito in culo... No, non è vero, il dito no, ti sei sbagliato, non è vero amore, però ha dato una pacca sulla chiappa. Amore. Ma, non è, ma okay. che okay. senso ha Agnese eh, che, eh, che, che, che ti okay, mettono? Dì che mi difendi dal dito in culo, però, mi, però ammetti che ti ho dato una pacca. Ma che senso ha? Non gli ho dato nemmeno una pacca. <ride> Vabbè, lo fa, una... lo fa per proteggerti Mario. Ma per non proteggermi so... non dice che gli ho dato una pacca sul culo in pubblico quando non ah. è vero. Quindi vabbè. la obbliga al silenzio. Addirittura Ma così. La ah, obbliga al silenzio, la obbligo alla verità. E co contro il tos, che è questo tos? Che è? Pronto? Poi là, ciao. Pensavo là. che mi avessi mandato a fanculo così. No, no, ho cambiato. Ti ho chiamato in privato. Spero come che tu è, sia contento è. di aver scoperto questo nuovo talento, eh. <ride> Cosa c'è da ridere? Ma poi che cazzo gli domandi il Super Saiyan 1, 2, 3, 4, Dario? Er Così per stemperare, ma poi tra l'altro non stava parlando di niente di pesante, bro. Per stemperare Super Saiyan preferito 1, 2, 3, 4, quelli sta parlando di Marte. Mi fa venire voglia di bestemmiare, l'hai letto il 1086 senza specificare così dal nulla. Si vede che non si legge i manga. L'hai letto il 1086. Ora va bene che, 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 che parliamo di fumetti, che siamo circondati da amanti di fumetti, ma non vuol dire che è una domanda normale l'hai letto il 1086, non lo puoi chiedere a tutti. Dio caro, ma che cazzo di intervista abbiamo fatto? Ma pensa a un povero ragazzo che entra e cerca di, di, di fare zapping su Twitch, che si rivede noi che intervistiamo lui che manca aperto la cam, eravamo io e te che ci parlavamo e lui che non manco manco ci ha cagato per la cam ed è rimasto là. Io e te, lui senza la cam. Ma poi che gli vai a dire che mi drogo? Non puoi dire alle persone sconosciute che mi drogo. Ma cosa cazzo fai? Cosa cazzo hai da ridere? Oh, oh, oh. Ah, proprio ti viene da piangere e da ridere. <ride> sì. Sì. sì, fra poco muoio. Ti viene un infarto fra poco, Ma magari, ma magari. Ti viene un infarto. L'hai letto il 1086 per stemperare il Super Saiyan preferito. Mentre quello ti parlava della sua, della sua passione per lo spazio. Ma devi essere rincoglionito, l'allergia anche. L'allergia. Ah, c'hai cioè ancora da ridere? <ride> sì. Piano piano, vai piano, sì. Pianto.